Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. Era da tempo che Gesù predicava: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Molti non volevano credergli e per giustificare la loro incredulità gli chiedevano che facesse un segno miracoloso, dimostrando così la sua autorità. Gesù di miracoli ne aveva già fatti tanti, ma i loro cuori rimanevano chiusi. E allora, citando il profeta Giona, che fu segno di Dio perché predicò ai pagani della città di Ninive ed essi credettero, Gesù dice: «Io sono il segno di Dio, e la mia predicazione è la sapienza di Dio per voi. Chi vorrà credere in me sarà salvo, ma chi non vuole credere perirà». La regina di Saba si incamminò dall'Africa per ascoltare la sapienza di Salomone. Chi è sincero e ha buona volontà ricerca la verità. La liturgia odierna ci mette davanti questo Vangelo di Luca, chiedendoci di iniziare questo percorso della Quaresima con cuore sincero, senza cercare scuse banali o facili distrazioni. Essere cristiani significa prendere sul serio le parole di Gesù.